Questo genere di video nuoce gravemente sul salute del vostro portafoglio. Collezionisti, oggi torniamo sul canale con uno spacchettamento dedicato alle Don Rest di 2022. Torniamo in grandissimo stile perché oggi, raga, siamo a caccia di autografi e memorabilia. Ci sono ancora tantissime card da trovare, come alcuni autografi molto molto succosi, perché io ancora non ne ho visti in giro. Raga, autografi come Ronaldo e Maradona io ancora non ne ho visti. Poi magari sono anche usciti, però nessuno li ha mostrati. Ho comunque i miei dubbi. Oggi spacchetteremo un po' di bustine miste perché abbiamo 10 bustine della versione retail e 3 bustine della versione fat, per un totale di 61 euro di unboxing. Oggi ne abbiamo di roba da spacchettare. No, raga, voglio sapere da voi sotto nei commenti quale autografo e quale memorabilia voi avete trovato. Vediamo se qualcuno l'ha trovato sto Maradona barra CR7. Come sempre, raga, vi invito a sfondare il tasto like e come sempre anche vi invito a iscrivervi al mio canale, che per voi non vorrà dire molto, ma per me è veramente un grande supporto. Raga, su YouTube Italia chi vi porta questi contenuti sempre? E come sempre vi ricordo anche di seguirmi sui miei social, Instagram, TikTok, che raga, su Instagram rimanete sempre attenti su tutto, Rook, uscite, salite e quant'altro. Poi, raga, su tutti i social sto portando shorts, reel e TikTok giocando a calcio. Quindi seguitemi e andiamo a fare sto fucking unboxing, vamonos! Collezionisti, eccoci qua pronti a fare questo spacchettamento dedicato alle Don Rest 2022. Io, raga, ve lo dico, metto le mani avanti, questo potrebbe essere l'ultimo video che porto dedicato alle Don Rest Elite. Però, raga, fatemi sapere nei commenti se volete altri spacchettamenti. Io penso comunque di non portarne più. Come già detto, oggi spacchetteremo 3 pacchetti fat da 7 euro più 10 pacchetti retail da 4 euro. Partiamo, raga, proprio dalle bustine retail. Vediamo se troviamo qualcosa al primo pack, almeno una bella parallelina, non chiedo tanto. E let's go con Pier Calulu del Milan. Poi ho Pedro della Lazio. Passiamo a Pussetto dell'Udinese. Marusic, sempre della Lazio. Prima di coro Sanabria, raga, che non ce l'avevo, quindi ok, un inserto che mi mancava, quindi ci sta ottimo. Poi abbiamo Brahim, il 10 del Milan Diaz. Passiamo a Patrick Cutrone, che ora gioca al Como. Passiamo a Ilic dell'Hellas, ok. Svanberg e l'ultima è Nicolau. Questo tipo di inserto lo accetto solo perché mi mancava, non per altri strani motivi, ve lo dico. E abbiamo Larsen dell'Udinese, Frattesi del Sassuolo, passiamo a Thomas Henry, sempre del Venezia, passiamo a Gabbiadini, Gabbia Gol della Samp, Star Status Bremer, raga, questo l'ho già, lo accetto un po' meno perché è un inserto che già ho, questo qua. Poi abbiamo Patrick Cutrone, Ilic, raga, insomma, quelli di prima. Terzo pacchetto e poi ci apriamo quello fatto da 7 euro, che è quello più succoso, che forse ci tengo di più ad aprire anch'io. Mandragora del Torino, passiamo a Daniel Maldini del Milan, poi ho il Gallo Belotti, sempre del Torino, Bec della Salernitana. Parallela, raga, fuochi di artificio perché abbiamo una bella parallela. Sì, non sarà un fenomeno, abbiamo Liam Henderson parallelo 46 su 75, però vabbè, lo tengo molto volentieri. Hickey del Bologna, Paolino Dybala, Marin della Cagliari, passiamo a Badei e l'ultima è Freuer. Andiamo a slivare la parallela e nell'angolino, raga, mi tengo Lille Sleeve perché si sa mai. Come detto, ora passiamo al pacchetto fat, quello che a parer mio, ma penso anche a parer vostro, è quello più succoso. In cui, raga, io molto rapidamente passerei direttamente agli inserti per qualche parallela, vedo già un po' sbrilluccicare. Abbiamo l'inserto Spellbound, precisamente la lettera L di Chiellini, ancora lettera L, tra l'altro ancora Chiellini, questa volta lettera C. Poi abbiamo la parallela base di Belic e poi ancora abbiamo la parallela base di Filip Juricic. Non un granché qua. E poi abbiamo tutte le altre parallele base che comunque già ho perché ho finito completamente il set base. Ora ritorniamo con i pacchettini retail e vediamo se ci dice meglio. Intanto una parallela l'abbiamo messa nel cassetto. E abbiamo Antonio Candreva, Enrique del Sassuolo, passiamo a Brekalos del Torino, Ferrari sempre del Sassuolo, Vittorino Osimhen, abbiamo Rolandro Mandragora parallelo base, ok. Poi abbiamo Balluture Bastoni e l'ultima è Mkhitaryan. Pacchettino abbastanza anonimo, questo penso tra tutti quelli che abbiamo aperto adesso il peggiore, vediamo ora questo. E abbiamo Gabbiadini della Samp, Busio del Venezia, passiamo a Portanova del Genoa, passiamo a Quisens del Venezia, Star Status Luis Alberto che dovrebbe mancarmi come inserto, quindi lo tengo volentieri, Sottil destro, passiamo a Demiral, le ultime due sono Danilo e Carboni. Sesto pack di giornata di questi retail e poi passiamo e ritorniamo con quelli fat. Soppi dell'Udinese, Antiste della Spezia, Calafiori, poi abbiamo Rogerio del Sassuolo girato, Linetti del Torino, poi abbiamo Elite Deck, il Tucumano Pereira dell'Udinese, che mi mancava, dovrebbe mancarmi insomma. Quindi ok, poi ho Cardrop della Roma, passiamo a Caprari, poi abbiamo Schouten e l'ultima chi è? Szczęsny. Regà, ora crediamo nel cuore delle carte come in Yu-Gi-Oh! E alzate le mani per trovare qualche bel insertone. Regà, come prima mi salterei così a pie pari tutte le card base per passare direttamente alle parallele e gli inserti. Partiamo con Elite Deck di Rovella che mi mancava, poi ho
Pessina, primary chorus dell'Atalanta, ora gioca al Monza. Poi abbiamo Tommaso Pobega, parallelo 15 su 20, che tra l'altro ora gioca al Milan, quindi è un buon giocatore comunque. Comunque parallela ce l'abbiamo anche sto giro. Non sarà chissà che, ma comunque abbiamo Rui Patricio, parallelo base. E poi abbiamo ben tutte le altre card base che comunque ho già finito, come ho detto, e non mi servono. E anche il buon Tommaso, 15 su 20, possiamo direttamente slivarlo. Abbiamo ancora 4 pacchetti retail da 4 euro, più un pacchetto offerto da aprirci ancora. Maggiore dello Spezia, Elmas del Napoli, Beccao dell'Udinese, Felipe Anderson. Poi abbiamo Elik Del, che pare Locatelli sia Locatelli della Juventus, che mi mancava tra l'altro. Poi Zappa, passiamo a Rafael Leao del Milan, Perisic ex Inter e Lorenzo Pellegrini. Io Regami terrei per ultimo l'ultimo pacchetto fette e ora vediamo questo terzo ultimo pacchetto retail. Luis Felipe della Lazio, Askildsen della Samp, passiamo a Bastoni dello Spezia, Caldara del Venezia, Damsgaard della Samp e poi abbiamo Denzel Dumfries parallelo 46 su 75. Il buon Denzel dell'Inter mi va più che bene, forse la parallela migliore che abbiamo trovato oggi, ok. Poi abbiamo Marin del Cagliari, Badei, regà, insomma andiamo un pochino più spediti perché sono tutte card base. Regà, questa parallela è di tutto rispetto comunque, eh. Oggi regà anche un bel bottino perché tre paralleli, ci mancano ancora tre pacchetti retail e uno fat. Tutto questo non ci sono rientrato nei 60 euro e passa. A meno che ora non troviamo una bella bella memorabilia, vediamo cosa ci esce, va. Let's go con Delofeo dell'Udinese, Kovalenko dello Spezia, Tesman del Venezia, Van Huysen del Genoa, poi abbiamo Kere che passiamo a Mandragora, parallelo base. Abbiamo il simbolino dell'Elite più calcato e più dorato, quindi ok. Poi abbiamo Cranio, Ballotture del Milan Rookie, Pastoni e l'ultima Mkhitaryan. Ultimo pacchettino retail per poi passare all'ultimo pacchetto FET, quindi ultimi due pacchetti generali. E abbiamo Ciccio Caputo, Maire dell'Atalanta, passiamo a Domenico Berardi, Mimmo, poi abbiamo Kalidou Koulibaly, passiamo a Correa Star Status, il Tuku, ok, mi mancava, dovrebbe mancare, insomma. Poi abbiamo Cranio del Cagliari, Ballotura già trovato, Bastoni, regà, oggi ho giocato 36 volte questi. Ultimo, regà, pacchetto di giornata, vediamo se ci esce qualcosa di buono almeno, qua una bella parallela, una bella meraviglia, dai, autografino, esci! E io, regà, passerei direttamente le basi per andare agli inserti, vediamo. Lettera S, inserto Spellbound di Thursby, poi abbiamo Star Status maggiore che dovrebbe mancarmi anche questo, poi abbiamo la parallela base di Soppi dell'Udinese, poi abbiamo... Oh! Parallelo numerato 42 su 49 Juan Manuel Cuadrado, signori. Oggi, regà, le parallele sono uscite, quindi grazie Panini. Almeno, regà, una gioia ci è uscita perché abbiamo Callum, Kumaris, regà, insomma, le parallele blase classiche, va. Oggi, regà, parallele di tutto, tutto rispetto. Parallele tutte abbastanza easy, però comunque sono dei signori giocatori, alcuni come Dumfries, Pobega e Cuadrado. Quindi, ok. Vi ricordo, come sempre, di sfondare il tasto like se volete un altro spacchetto dedicato a questa meravigliosa raccolta. Vi ricordo di lasciarmi un commento con quello che avete trovato voi di questa raccolta. E con questa bellissima parallela di Juan Cuadrado, vi ricordo, iscrivetevi al canale, sfondare il tasto like, seguirmi su tutti i miei social e detto questo. Ci vediamo al prossimo video!